d'accordo. No, qui siamo tutti d'accordo, poi bisogna andare un po' nel dettaglio. Allora, io credo che siamo abbastanza d'accordo sul fatto che non dobbiamo criminalizzare nessuno, che progressi ne sono stati fatti. Se io faccio la fotografia rispetto a 12 mesi fa, non c'è dubbio che siamo su un passo diverso, c'è una sensibilità diversa. Però dobbiamo renderci conto che tutto questo non basta. Qui la velocità è critica. Il fatto che un progetto dell'anagrafe slitti di X mesi, non so neanche il numero, però slitta, non va bene. Cioè stiamo dando un colpo, e sono pienamente d'accordo con Tenza, qui non stiamo parlando della PA, stiamo parlando della macchina abilitante affinché tutto il paese diventi più competitivo. Quindi su questo diamolo per scontato, siamo tutti d'accordo, l'ho detto in apertura. Quindi qui la certezza delle realizzazioni diventa cruciale e purtroppo con il sistema anche di governance che noi abbiamo, per la complessità della macchina e del progetto che abbiamo di fronte, non riusciamo a mantenerle queste date. Io faccio fatica oggi a spiegare a chi me lo chiede il perché. Per avere il decreto attuativo sugli scavi ci sono voluti 36 mesi e ancora non ce l'abbiamo. Non riesco a spiegarlo. Qualcuno mi deve dire perché. Qualcuno mi deve dire perché non siamo riusciti ancora a rendere attuativo il decreto attuativo sulle emissioni elettromagnetiche, mentre gli altri paesi sono andati avanti e corrono. Non riesco a spiegarlo. Tu dici, ma è cattiva volontà di qualcuno? No, è la macchina nel suo complesso che non trova un punto di integrazione, di risoluzione, di controversie tra un punto e l'altro dell'organizzazione pubblica. Di questo dobbiamo rendercene conto. Nella controversia tutto si paralizza. E tutto si paralizza, rimbalza da una parte all'altra. Ripeto, guardate, ho lavorato anche nella amministrazione, quindi so cosa vuol dire. Quindi siamo tutti dalla stessa parte del tavolo. Ma se non facciamo questo passaggio, la logica dei KPI è molto importante, ma la logica del KPI vuol dire anche avere le leve attuative, altrimenti quello dice no, io fino a qui arrivo, dopodiché mi dispiace, esce da me, ma deve avere un punto in cui la risoluzione si può trovare. Io ho l'esempio dello SPID, che è un bellissimo esempio invece di un progetto che è nato, diciamo, un anno fa. Ha camminato secondo una traccia, secondo modalità di project management molto disciplinate, e al 15 settembre, come previsto, sono stati aperti i bandi per le application per gli identity provider. Com'è successo questo? Te lo posso dire? Con riunione ogni 15 giorni nella stanza del ministro Madia, dove il sottoscritto, Samaritani e prima la Poggiani, andavano a riportare i problemi, e il garante della privacy e l'autorità dei tali. Il ministro Madia, in questo caso molto bravo e capace, è riuscito ad alzare il telefono e a rimuovere quegli ostacoli. Questo meccanismo, che è un meccanismo di nuovo di leadership e di punto di integrazione, deve diventare il modo con cui queste cose si fanno. E il fatto che si manchi una data deve essere sentita e sofferta in modo profondo, negativo, da parte di queste responsabilità. Io non colpevolizzerei oggi il switch off dalla parte degli utenti, perché è inutile imporre l'uso del digitale se prima non ho fatto le applicazioni in digitale, se prima non ho trasformato i processi in digitale, altrimenti la gente dice: ma cosa mi stai chiedendo? A me non mi dai il bonus perché non uso il digitale, ma tu dammi lo strumento. Quindi allora la prima cosa da fare è, dobbiamo essere ferrei sul mantenimento di queste realizzazioni, che ripeto non sono tante, sono ben identificate, ma quelle mettono in moto un meccanismo. Guardate la fatturazione elettronica. Lì si è fatto il switch off ed è stato fatto in modo molto intelligente, un bel esempio. Erano tutti pronti nella PA per fare il switch off? Ve lo dico io, no. Nelle piccole e medie imprese erano pronti? No. Però il fatto che c'è stato un switch off ha forzato tutti ad adeguarsi. Quindi qualcuno non era pronto, in 10 giorni ha messo a posto le cose, però il 90% era fatto. Allora io dico, sono pienamente d'accordo sulla logica del switch off, che è l'unica maniera per forzare anche la cultura a cambiare. Però è importante che prima ci sia l'infrastruttura, l'architettura di alcuni processi fondamentali che siano stati realizzati. Su questo noi dobbiamo battere. Sull'e-commerce, vedi, ne ho parlato in apertura, parte del problema ce l'abbiamo noi imprenditori, che anche noi siamo seduti sulla sediolina aspettando che piova da qualche parte un dispositivo legislativo che mi aiuti a fare un credito d'imposta. Ma di che? Comincia a mettere a posto in casa tua. Noi stiamo facendo come Confindustria Digitale il giro d'Italia in tutte le città, abbiamo fatto Trieste, Reggio Calabria, Pescara, Napoli, Catania, andiamo a Genova, ecco, a incontrare i piccoli imprenditori, a raccontar loro cosa vuol dire in termini di crescita di fatturato, di margini e soprattutto di sopravvivenza delle loro imprese,
il potersi lavorare, il poter lavorare in digitale. E come? E ti rendi conto che ci sono delle best practices stupende dove questi esempi sono stati fatti, e poi al solito la media che non c'è. Quindi lo sforzo lì è collettivo, ma uno Stato che diventi guida è cruciale, ecco perché battiamo molto sulla pubblica amministrazione. Quindi torno sempre alla tua giusta tesi: quali sono i KPI con cui mettiamo tutti quanti in movimento? Per me sono molto semplici. Su quei 7 progetti della pubblica amministrazione, date certe, tempi certi e risorse certe. Se qualcuno non ha la possibilità di realizzarlo, ci deve essere un punto di risoluzione dei problemi immediato, come si fa in tutte le organizzazioni complesse. Molto semplice, ma è questo il modo di affrontarlo. Tutto il resto secondo me poi segue, ma se non lo affrontiamo così, ripeto, non stiamo installando un server più veloce, stiamo ridisegnando il processo, processi fondamentali della pubblica amministrazione. Ogni tanto lo prendiamo dalla coda il problema. Quando parliamo di fascicolo sanitario unico, e devi ridisegnarlo bene il processo del fascicolo sanitario, altrimenti che cosa digitalizzi? Il vecchio processo, direbbe Roberto. Allora, questo è l'approccio complesso che oggi forse un po' stiamo affrontando in modo troppo settoriale.